Bene, siamo arrivati a Rosh Hashanah, al nostro Capodanno, il giorno nel quale noi ricordiamo la creazione del mondo e la creazione specificamente dell'uomo. È una festa per tutti quanti molto importante, è una festa con la quale inizia la parte forte del ciclo penitenziale degli Yamim Noraim, ma che paradossalmente in questi giorni le Selichot, le suppliche, vengono sospese e verranno fatte immediatamente prima e immediatamente dopo, per culminare col giorno di Kippur. Ma in questo giorno le Selichot sono sospese perché la nostra attenzione è su un'altra prospettiva, quella del riconoscere la nostra dimensione di fronte alla regalità di Dio, Dio Re che domina l'universo, che crea l'uomo e quindi secondo alcuni gruppi cassidici questo è chiamato il giorno dell'incoronazione, in cui proclamiamo Dio Re dell'universo. Ogni festa ebraica, come sappiamo, ha tanti significati e ci sta qualche cosa che paradossalmente quest'anno ci ricorda alcuni aspetti del Purim. A Purim il tema fondamentale qual è? È quello del rovesciamento, cioè ci sono dei piani umani che vogliono combinare qualche cosa, spesso ai danni del popolo ebraico, e questi piani vengono rovesciati. Quello che viene fatto viene capovolto. Vena afochu. Noi ci troviamo in questo Rosh Hashanah così particolare, alla vigilia di una festa importante, di fronte a situazioni incontrollabili perché questa terribile epidemia che si è diffusa ancora non è scomparsa. Pensate che in Eretz Israel hanno deciso di ripetere il lockdown, chiudere tutti quanti dentro casa, cosa che nessuna nazione al mondo ha fatto per 2 volte. Speriamo che l'esempio di Eretz Israel non si debba diffondere anche qua. Ma quello che è interessante pensare è che in questi giorni succede il contrario di tutto quanto. Cosa fanno di solito i padri di famiglia, i rabbini, tutti quanti? Sollecitano e si preoccupano che tutti quanti vadano a Beit HaKnesset in questi giorni. Sono giorni di grandissima affluenza, tutti quanti ci preoccupiamo di portare tutti quanti. Invece questi giorni qual è il messaggio? Per favore evitate gli assembramenti. Vengono pubblicati di continuo, c'è un'edizione recentissima adesso per Firenze, i Sidurim con le tefillot di Rosh Hashanah, che sono particolari, molto, molto intense e così via. Vengono pubblicati libri, ma non possiamo usarli, perché non possiamo usarli per tutte le regole di igiene e perché poi dobbiamo stringere con le tefillot. Pensate, la Tefillah di Rosh Hashanah è la più lunga dell'anno, la Amidah di Rosh Hashanah è la più lunga dell'anno. Quali sono i suggerimenti che vengono dai rabbinati di tutto il mondo? Stringete con la Tefillah, fate le Tefillot più breve possibili. È il contrario di tutto. Noi vogliamo che i bambini vengano al tempio, le istruzioni sono limitare l'afflusso. Noi vogliamo che le persone anziane trovino la loro soddisfazione nel Beit HaKnesset, le istruzioni sono evitare i rischi. È tutto rovesciato, è tutto rovesciato. Però tutto questo c'ha un senso. Io leggo in questi giorni che vengono lanciati dei segnali da alcune persone che dicono: se noi andiamo al Beit HaKnesset, noi siamo protetti. Siamo protetti da Dio perché stiamo facendo una missione e siamo protetti da Dio. Beh, questo vi posso assicurare, non è un messaggio conforme alla tradizione ebraica. Quando ci sono dei rischi, e questi rischi sono reali, noi non abbiamo nessun diritto di affrontarli, perché se può essere che siamo salvati, che ci veniamo protetti, che avviene un miracolo, e noi non dobbiamo andare in cerca dei miracoli, l'immagine che fanno i nostri maestri è quella di chi ha un conto in banca. Allora, tu c'hai il conto in banca, se ti si fa il miracolo, questo miracolo lo paghi col tuo conto in banca. Praticamente, se tu c'hai dei meriti, questi meriti che pesavano sulla tua bilancia in tuo favore, adesso te li sei giocati tutti quanti. Perché sei andato in cerca di una salvezza? E perché non ti dovevi esporre al rischio. Allora, non ci si espone al rischio. E ci sono delle cose che dobbiamo fare e che possiamo fare tranquillamente, anche se non siamo così tranquilli, anche dentro casa nostra.
Vorrei raccomandare a tutti quelli che vengono al Bet HaKnesset, che saranno prenotati per il secondo turno, ricordare che Shema e Amidah hanno dei tempi fissi e quindi prima di muoversi per andare al Bet HaKnesset bisogna recitare a casa propria lo Shema e la Amidah. Quest'anno è un anno particolare. Noi in quest'anno particolare siamo stati preoccupati sia per la salute, ma anche di conseguenza e forse anche di più per gli effetti economici disastrosi che questa epidemia ha provocato. In una comunità come la nostra, in cui le attività sono prevalentemente legate ad attività commerciali, abbiamo pagato duramente questa situazione. Questo significa però che non dobbiamo dimenticare un altro valore fondamentale che viene ricordato proprio nelle preghiere di questi giorni dell'Untan e Tokef, quando si dice quali sono i tre strumenti per proteggerci: Teshuvah, Tefillah e Tzedakah. La Teshuvah è quella che dobbiamo fare in questi giorni, la Tefillah è quella che dobbiamo moltiplicare in questi giorni, anche se la facciamo privatamente a casa nostra, e la Tzedakah. Tzedakah, che è solidarietà sociale. In momenti di difficoltà è quella che deve comparire di più. Bisogna scoprire la necessità di aiutare gli altri. Non ci si salva da soli, ci si salva tutti insieme. E allora che si moltiplicano le operazioni, le azioni di Tzedakah. E con questo un messaggio di Shana Tova, speriamo tutti quanti che Tachel Shana Uvirchotea, che si rinnovi l'anno con tutte le sue benedizioni. Shana Tova a tutti.